e Zoku, benvenuti in un nuovo video. Oggi niente video di notizie, anche se c'è della robetta carina, però ne parleremo magari appunto meglio nei prossimi giorni. Ma oggi andiamo a vedere quattro trailer, spottini, clippette riguardo Agatha All Along, che sono state rilasciate in questi giorni da Marvel. So che c'è roba molto carina, nuove scene che non abbiamo mai visto. Dubito che arriverà un trailer finale di Agatha, quindi secondo me queste qua sono proprio le ultime cose che andranno a pubblicare prima dell'uscita effettiva della serie, dove arriveranno reaction, analisi, tutte le solite cose. Tra l'altro prossimamente, penso non questa settimana ma quella dopo ancora, che sarà la settimana prima di Agatha, vi porterò il video riassuntone di tutto quel che dovete sapere prima di vedere la serie. Parliamo ovviamente di WandaVision, sto iniziando a farmi le rewatch. Comunque, ci prepariamo. Andiamo. Allora, abbiamo un totale di tipo 4 minuti di cose da guardare tra Twitter e YouTube. L'ultimo sembra essere quello più interessante, che è una featurette che di solito ha cose molto molto fighe. Ma iniziamo da questo, l'ho messo in ordine cronologico. Questo 2 giorni fa, questo l'altro ieri e così via. Agatha, confession, I know an egregious amount about you. Been obsessed since I first showed up on your Salem days. Talem. That's why I saved you from the spell you were under. You're the only witch has ever survived the witch. Quindi lui l'ha salvata. I'm. Oh. Interesting. We need to assemble a coven to walk the road. Non può dire chi è. The road will give you the thing you want the most. Quindi lui l'ha salvata da Wanda. Shall we? This journey. Coniglietto. Can we trust her? Agatha. The bodies are really piling up. We'll be safe as kittens. Okay? Agatha All Along, 2-episode premiere, September 18th. Io continuo a non vedere l'ora di vedere questa serie. Tutto questo montaggione di cose mi è piaciuto un botto. Cadaveri, che cos'è qua? Il demone infuocato pure. Sono super curioso. Comunque la roba interessante è che lui sembra quindi essere a questo punto un mago, uno stregone. Forse non è uno dei figli di Wanda. Non può dire chi è. E si chiude con questa cosettina. Mi era capitata la foto su Twitter. Se si gira in una certa maniera, diciamo che potrebbe sembrare una W e poi una V. WandaVision. Quindi potrebbe essere parte dell'incantesimo. E allora lui potrebbe essere comunque il figlio di Wanda. Anche se vi dirò che l'idea che lui non sia uno dei figli mi piace molto di più, onestamente. Perché lo stile che avevano i due bambini piccolini in WandaVision mi piaceva molto di più rispetto a lui personalmente. Lui è molto più oscuro, invece i bimbi erano molto più solari. Secondo me, non lo so, mi piacciono di più solari, però vedremo che cosa faranno e sono super curioso. Prossimo, questo è uno spottino che inizia direttamente con Wanda. E, se non sbaglio, questo è il fantomatico spot di cui si è parlato in questi giorni, perché viene citato Doctor Doom. Ma non è propriamente così. The Scarlet Witch took my powers. We're gonna walk the road to get it back. The road is a myth. It's a con. It's a death wish. What is that? Sono super curioso di questa strada delle streghe, oh. Join me. If we make it to the end, it'll give you the thing you want the most. I'm feeling like I want to cause some damage. Ma lui perché vuole arrivare alla fine della strada? Two harbingers of doom? Marvel Television. Eccolo qua, Doom. Però ovviamente in inglese significa destino, quindi si gestisce così. Io sono curioso di sapere perché lui voglia arrivare alla fine della strada delle streghe. Magari si rivela essere il villain, anche perché per ora, boh, sì, ci hanno mostrato dei demoni, delle cose, però non sappiamo propriamente quale possa essere il cattivo. Hiya, kids! Westview may be a world of simple pleasures. But do you feel non vedo l'ora di finire di rivedere la serie, ragazzi. Then you need to claw your way out. Leave the confines of your imprisoned mind and claw your way out. Era veramente un periodo magico. Soon you'll realize who you were all along. You gotta get back on top. Bella vestita così pure, con tutta la magia. Forse c'era in un mezzo trailer, non lo so se si vedeva così bene. Sono super curioso di vedere lei. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere
una strega potente, figa. Bene, ultimo trailerino, featurette. Questo dovrebbe essere quello un po' più interessante, che parte sempre da Westview. At the end of WandaVision, Agatha lost her magic. How long have I been here? It's the most hated witch on the planet. Quote unquote evil. Has to recruit a ragtag group of witches to open the door to this road and go set out on this adventure. Because that's the only way I get my power back. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? The one and only Patti LuPone. Lilia Calderu, divination. I have flashes of sight, of vision. She's kind of batty all over the place. Vision? No. Ti giocano proprio, fanno proprio dei giochi di parole come Doom prima, Witch to join us on the witch's road. She's getting in touch with her power that's been lying dormant for a long time. What do you say? What? Jennifer Kale, potions. You look amazing. I know. Her magic comes from chemistry and alchemy. Jennifer's really sarcastic. How are you? Awful. No! Definite love-hate relationship. Gang's all here. Wait, where's our green witch? Oh, I know who it is. A party? I'm gonna grab my purse. Looks like you've got your coven. What a team of rejects. Secondo me lei non è una, non la fanno essere una strega però, eh. What's up? I'm Rio. What's up? Hey. They just think I'm some kind of badass. Do I hate her or do I want her phone number? It's a real delightful group. They're just really freaking weird people. What's not to love? I never doubted us for a second. Allora, secondo me quella scena in cui volano è tipo la roba finale, non lo so. Però sono troppo curioso. Per me una roba del genere è proprio quello che avrei voluto dopo WandaVision. Sono felicissimo. E tra l'altro qua pare di capire, ovviamente, come avevamo visto prima, che quindi il ragazzo, di cui non sappiamo ancora propriamente il nome, ha risvegliato Agatha dall'incantesimo. Si risveglierà in mezzo alle piante, completamente nuda, non so probabilmente il motivo, anche perché alla fine di WandaVision lei comunque era vestita, teoricamente avrebbe dovuto vivere la sua vita a West, ma magari i vestiti facevano parte dell'incantesimo, quindi spezzando l'incantesimo non è più vestita. E poi a mano ipotizzo che, almeno nel primo episodio, spero che non sia un episodio a personaggio, però almeno il primo episodio sarà dedicato alla spiegazione di quel che lui ha fatto e alla ricerca delle varie streghe. Anzi, qua ad intuito, secondo me, forse è il secondo episodio. Il primo episodio è più dedicato a lei e lui. Il secondo, invece, a costruire la squadra. E dal terzo, voglio sperare che comincino a prepararsi per entrare. Nel quarto saranno dentro, e dentro succederà qualcosa alla fine del quarto, che di solito è sempre un episodio nelle serie Marvel abbastanza importante. E poi ce ne sono altri 5 che vediamo come gestiscono, anche perché i primi 4 sono quelli che teoricamente dovrebbero aver già dato alla stampa. Vi giuro che io non l'ho visti, non so niente. Spero di riuscire a vederli in anteprima, così magari riesco a gestire meglio anche i video e ve ne parlo un pochino in anticipo, come è successo per altre serie. E però 9 episodi come WandaVision, sono super curioso. Poi l'idea che ogni episodio possa avere, intanto vedete, ambientazioni diverse, outfit diversi, e possa essere dedicato a uno stile horror differente, mi piace veramente un botto. Sono super curioso, e sono super curioso pure di lei, perché lei arriva direttamente da questa sorta di sottosopra, mentre invece le altre arrivano da sopra. Vedremo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete qualche teoria, se siete curiosi di scoprire quale sarà la storia di questa Agatha All Along. Ma soprattutto, noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!